un po' qua, impostiamo la. È bello grande questo, eh? Questo, vabbè, in latino arbor ordinis, probabilmente anche qui andando a guardare le carte si potrebbe per ognuna di quelle persone dire chi sono. Allora, il volontario dov'è? Allora prendiamo il vecchio volontario. Allora, questa è opera di Bartolomeo, chiamato il Genovesino, e dei fratelli Fiamminghini. Sostanzialmente è una classificazione dei grandi personaggi della storia degli agostiniani, che ha una sua logica. Se guardate al primo piano, in basso, ci sono vescovi e cardinali. In particolare, se guardate verso la sinistra, in basso, notate che ce n'è uno con la testa un po' più bassa, da cui spunta l'albero. E quello è Sant'Agostino. In caso, puoi inquadrare un attimo per un po' di dolore. Questo qua. Ah, qui l'hanno messo qui. No, questo. Poi, scusi, poi questo qua. Allora, primo piano ci sono vescovi e cardinali. E probabilmente qualcuno, quando è stato fatto il quadro, era anche in grado di riconoscerli uno per uno. Al secondo piano, salendo, ci sono le professe. Cioè, persone che hanno professato la fede senza particolari. Piano ancora sopra ci sono i professi, giustamente i maschi sopra le donne. Poi, se si sale, però qui è il contrario, ci sono i martiri, messi tra l'altro a forma di crocifisso, e sopra le martiri. Sì, in questo caso si è invertito, tra l'altro le appendenti sono quelle più vicine a Dio. Poi, dice, lì c'è una figura un poco definita, diciamo, sapete che c'è un cerchio con una figura poco definita, ci sono due piccole figure accanto che sono Sant'Agostino e San Marco. Quindi Sant'Agostino appare due volte in questo quadro, all'inizio dell'albero e su. Se si va a guardare lo stemma che c'è in centro, aspetta un attimo che lo riprendiamo. Allora, ecco qua, c'è uno stemma, si può zoom, eccolo qua. Questo è lo stemma del convento che c'era qui accanto. Anche i conventi avevano gli stemmi. Eh sì. Quindi c'è un albero che parte da Sant'Agostino, con i vari rami, vescovi, professe, professi, martiri e martiri donne, che porta verso Dio. Non c'erano le suore, cioè sono vestite da suora, no? E possono essere monache. No, magari si chiamavano professe, come dici tu. Professo penso che sia un termine, professavano la fede. Sì, ho capito. Diciamo, senza particolari cariche. Che gli importanti i vescovi stanno sotto. Però i vescovi, anche questa è una cosa, no? Sotto le donne, sotto gli altri. Perché sono vestiti tutti uguali, se erano donne del posto. Erano monache. Ah. No. Monache e monaci. Agostiniani. Come tra l'altro Martino Lutero. E io mi fermerei qua. Questa, vabbè, per. Non l'ho detto, ma perché noi lo vediamo, è la calotta dell'abside della chiesa. Basta, andiamo a mangiarci un goccio.